Ah, rimaniamo sempre in Spagna, ti va, maestro? Ma sì, dai. Ma sì, dai. Prossimo pezzo e numero. Dovete sapere una cosa, che la Spagna è una patria fondamentale sia della magia, in particolar modo della magia con le carte. Io ho studiato per tanti anni in Spagna, sia della chitarra, ovviamente. Però la storia che vogliamo raccontarvi ora, che vi narriamo, non parla di un mago, bensì di un baro, di gioco d'azzardo. I bari sono quelle persone che riescono a controllare le carte dove vogliono, a posizionarle a loro piacimento e ovviamente anche a barare. Quindi vi narro della leggenda del baro di Siviglia. C'era una volta un baro seduto al tavolo con quattro giocatori. Questi quattro giocatori si erano resi conto di avere a che fare con un baro quando lo videro prendere i quattro assi, metterli sul fondo del mazzo e tagliare le carte. La cosa interessante era che quando il baro girava le carte, i quattro assi erano ancora lì sul fondo. Veramente. Il baro prendeva le carte, le tagliava, i quattro assi erano ancora lì sul fondo. Al che uno dei giocatori volle sfidare il baro e gli disse che se fossero stati loro a inserire a loro piacimento i quattro assi all'interno del mazzo, il baro non sarebbe più stato in grado di ritrovarli. Il baro ovviamente accettò la sfida. Il primo giocatore prese una manciata di carte, le aprì a ventaglio, prese il primo asso, lo inserì in mezzo, prese una manciata di carte e completò il taglio. Il secondo giocatore prese il secondo asso, eseguì un taglio, prese una manciata di carte, completò il taglio. Il baro cercò immediatamente di capire la posizione degli assi nel mazzo, ma non ebbe il tempo. Il terzo giocatore gli strappò le carte dalle mani, prese il terzo asso, eseguì un taglio, prese una manciata di carte, completò il taglio. L'ultimo giocatore, a sua volta, prese il quarto, ultimo asso, prese le rimanenti carte, completò il taglio e disse: "Carte al baro, che inizi la sfida." Il baro, però, alzare un po' l'asticella e gli disse che non solo avrebbe ritrovato i quattro assi, ma che avrebbero dovuto giocare a un gioco. Il gioco era carta più alta. Ciò vuol dire che se un giocatore, per esempio, taglia ad un 8, il baro doveva essere in grado di tagliare una carta più alta dell'8. I giocatori lo fermarono e gli dissero: "Va bene, ma dello stesso seme." Il baro accettò la sfida. Il primo giocatore prese le carte, eseguì una serie di tagli e tagliò ad un re di cuori. Quindi capite bene che non sarebbe bastata una carta di cuori qualunque per battere il re. Ci voleva l'asso di cuori. Il baro prese le carte con una mano, eseguì un taglio, tagliò l'asso di cuori. Il secondo giocatore, credendo trattandosi solo di fortuna, eseguì una serie di tagli e tagliò ad un re di quadri. Capite bene che non sarebbe bastata una carta di quadri qualunque per battere il re. Ci voleva l'asso di quadri. Il baro prese le carte con una mano, eseguì un taglio, tagliò l'asso di quadri. Il terzo giocatore volle fare qualcosa di diverso, tagliava le carte così e disse: "Andiamo a vedere la carta che sta sul fondo." Indovinate un re. Un re di fiori. E avete già capito? Non sarebbe bastata una carta di fiori qualunque per battere il re. Ci voleva l'asso di fiori. E il baro avrebbe dovuto trovare l'asso di fiori tenendo le carte di faccia. Il baro prese le carte con una mano, eseguì un taglio, taglia l'asso di fiori. L'ultimo giocatore, disperato, anche lui dopo aver tagliato, caso strano, ad un re di picche, e avete già capito che non sarebbe bastata una carta di picche qualunque per battere il re, volle chiedere al baro l'ultima cosa, porre l'ultima sfida. "Non ti chiedo di trovare direttamente l'ultimo asso, ti chiedo di trovare una carta che nel mazzo ti indichi la sua posizione. Ah, deve essere una carta dello stesso seme." Il baro accettò la sfida. Il baro prese le carte con una mano, eseguì un taglio, tagliò ad un 5 di picche. Quindi contò 1, 2, 3,
3, 4 e la quinta carta era esattamente la sua. Che i giocatori si guardarono e fecero realmente l'unica cosa che potevano fare quella notte: tornare a casa dalle loro quattro donne. Grazie.